Segui La 7 anche su Instagram. La 7 ovunque con te. Però andare a insistere ancora sul padroncino o il piccolo imprenditore o l'artigiano o le pagliacciate dello scontrino, tanto questa è la direzione che abbiamo preso anche con... Perché sorride Sinibaldi sulle pagliacciate dello scontrino? Perché l'unica cosa seria per far pagare le tasse è lo scontrino, gli sembra una pagliacciata veramente. Oggettivamente. Ma chi ha avuto un rapporto tremendo col fisco in questi anni e chi ha pagato le tasse? Sì, certo. Quelli hanno un rapporto tremendo. Ma lo dimostrano tutti i dati. Io non capisco questa continua manipolazione di dati che sono sotto gli occhi di tutti. Adesso siamo qui, chi sta a casa va... sul web cerca evasione fiscale, i dati sono evidenti. L'IVA è la tassa più evasa d'Europa, sono dati pubblici. Stai parlando di una nazione in cui si sono ammazzati degli imprenditori che vantavano crediti dallo Stato con uno Stato che non pagava, che sono casi singoli, sono casi singoli, non sono così numerosi. Provate, non abbiamo notizie così numerose. Quello che è numeroso, forse non avete, immagino che abbiate provato a lavorare un po' a partita IVA. Sono una partita IVA. Allora, anche Sinibaldi è una partita IVA. Da direttore di Radio 3 a partita IVA. Promosso a partita IVA. Allora, chi ha una partita IVA sa che cos'è il fisco in Italia, no? Sa, allora, sinceramente, insistere sul fatto che la rovina della nazione sia qualche piccolo imprenditore è l'evasione fiscale la rovina della nazione. Sì, ho capito, ma quando poi arrivano tutti i dati, evidente, sono dati pubblici. Quando arrivano grandi compagnie da Google a Amazon a Uber, per cui tutti fanno battaglie perché i tassisti sono brutti e cattivi, o arrivano compagnie farmaceutiche che pagano il fisco altrove, ci sono dati dell'Agenzia delle Entrate che dimostrano che non è questo il monte di evasione più grande. Ci sono i dati pubblici che dicono che abbiamo un problema serio. Nessuno è riuscito a risolvere. In tutto questo, Baldino.